Stamattina c'è stata una bellissima manifestazione in piazza dove tutte le scuole di Cardito hanno partecipato a questo evento contro il bullismo, segnale importante per la nostra comunità e insieme anche a tutti i dirigenti scolastici delle scuole che hanno, li ringrazio personalmente per questa bellissima manifestazione. Io sono orgoglioso sia come sindaco, come padre e come cittadino, ma in particolare come sindaco della nostra comunità per la gioia di questi bambini che hanno espresso stamattina e del tutto il corpo docente che abbiamo delle scuole a Cardito, un corpo straordinario che veramente quando stanno nelle nostre scuole i nostri bambini sono protetti e i nostri insegnanti li trattano proprio come figli. Quindi un grazie caloroso va al corpo docente delle nostre scuole perché veramente hanno dato un grande segnale oggi straordinario per la nostra comunità contro un fenomeno che purtroppo non si vede ma esiste e bisogna combatterlo perché il bullismo entra e la cosa più brutta è quando poi alla fine si scopre in fase successiva quando capitano dei fatti gravi. Allora questa è una manifestazione che è proprio per sensibilizzare e per giustificare effettivamente il da farsi rispetto agli obiettivi che le nostre scuole ma in particolar modo anche l'amministrazione vuole dare alla nostra comunità. Buongiorno, oggi abbiamo manifestato in piazza, abbiamo riunito tutte le 4 scuole di Cardito, meglio una delegazione delle varie scuole di Cardito per sensibilizzare tutte le famiglie, i bambini in primis alla lotta contro il bullismo. Questo perché come ben sappiamo il 7 febbraio scorso, quindi martedì scorso, è stata celebrata la prima giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole e quindi l'idea è stata quella di riportare tutte le scuole unite insieme in piazza Garibaldi, quindi sotto al municipio e al Palazzo Mastrilli che è il cosiddetto Palazzo della Cultura di Cardito. Ovviamente l'obiettivo, nonostante i bambini praticano quotidianamente attività didattiche rivolte alla tutela e alla lotta al bullismo, l'obiettivo era quello di farli scendere in piazza tutti uniti insieme, insieme anche alle istituzioni, infatti è stata numerosa anche la presenza dei consiglieri comunali, come abbiamo potuto vedere, perché è importante che si dimostri una sinergia nel combattere tali temi e ovviamente rispetto alla classica lezione scolastica questa giornata rimarrà sicuramente impressa nella mente dei nostri ragazzi e quindi speriamo di aver lasciato e lanciato in loro un giusto messaggio. Ovviamente un ringraziamento speciale va ai dirigenti che hanno consentito questo, anche alle famiglie che hanno curato e hanno seguito i ragazzi. Ti disegnerò dai cubietti scienze, ti riparerò di accadere in antiscienze e ti abbraccerò per ogni cosa sempre. Sempre in testa contro le paure, perché il mondo con quelle ature non tiene nulla, io sarò un santo, con il mio mantello lascerò il tuo pianto. Yeah.
parlare, parla. Non parlare, spiega. Non spiegare, piangi. Non piangere, sorridi. Abbracciami e sarai più forte di prima. Le offese sono solo richieste di aiuto e comprensione. Chiedi, ti aiuterò. Lettera ad un bullo. Caro F, oggi la gente ti giudica, soffermandosi sulle apparenze. Nessuno più scava nelle profondità di una persona per comprendere l'essere. Il dialogo è ormai obsoleto. Siamo diventate macchine prive di emozioni. Abbiamo tracciato tutto un cerchio per richiuderci nel nostro mondo. Viviamo ogni giorno in quel piccolo cerchio che abbiamo barricato con grossi muri, portando avanti un'esistenza che noi definiamo normale. Siamo spaventati da tutto quello, da tutto quello che non conosciamo, e l'essere diverso è diventato per noi fonte di paura. Perché noi abbiamo paura della diversità? Abbiamo paura di non essere accettati perché reputati diversi e quindi esclusi. Abbiamo paura di esporre il nostro pensiero perché temiamo il giudizio e l'immaginazione. Questa società ci ha imposto di seguire un modello di persona definito come perfezione e noi abbiamo accettato di sopprimere il nostro essere per adeguarci agli altri. Siamo diventati tutti esseri vuoti e squallidi, delle imitazioni che vivono nelle loro gabbie dorate. Ci spiegano come essere impeccabili e perfetti, senza però insegnarci ad essere belli dentro e a ragionare con la testa e con il cuore. L'importante è amarsi e rispettarsi sempre e non giudicare le persone in base al peso sulla bilancia, perché conta il peso del loro cuore. Alcune persone hanno dovuto subire discriminazioni e violenze, hanno dovuto combattere contro i pregiudizi, sono stati oggetto di scherno, sono stati emarginati, messi in disparte e lasciati da soli quando erano più fragili. Nessun giorno è uguale ad un altro, ogni mattina porta con sé un vento diverso e sensazioni distinte, e così anche le persone. Dobbiamo abbattere questi muri che ci circondano, aprire i nostri cuori e cogliere negli altri solo quello che di positivo hanno. Non combattere ciò che è diverso, perché essere diversi è sinonimo di essere speciale. Con affetto, Catonio Laura, alunna della prima L, della prima B. 15 anni e troppi chili. Da bambina tutti mi dicevano scoppia di salute. A carnevale mi vestivano da Cenerentola, ma sembrava la moglie di Shrek. Pizzette, merendini, dolci, sono la mia compagnia. Ed ora che non sono più una bambina baffutella, vivo come un bersaglio poco mobile per chi non ha pietà. Ieri mi sono nascosta in palestra, non volevo fare ginnastica. Sentire le voci dei ragazzi che ti guardano come se fossi un extraterrestre e delle ragazze magre che giocano a pallavolo mentre io non riesco neppure a respirare e faccio fatica anche a camminare. Ah, una settimana fa mi sono iscritta a Facebook. Che bello, che emozione! Pensavo, finalmente avrò degli amici. Sì, certo, che bello. Soprattutto quando vedi le foto dell'ultima gita pubblicata insieme alle tue compagne di classe, con la tua faccia deformata come se fossi un maiale, e tra i nomi scritti Piggy. Vorrei scomparire. Vorrei volare via come una farfalla che pesa oltre 80 kg. Ogni giorno scappo via da loro, sento la parola chiattona mille volte al giorno. E quando accade corro, con lontano, con la luce come il battito del mio cuore. E mi rifugio nel corpo sapore della brioche. La vita è terribile, brutta, senza speranza. Corri, Angela, corri. Sono solo, terribilmente solo. E ogni mattina, mentre vorrei che la terra mi costisse, resto nel letto a mangiare la mia data di Nutella. Ma poi tutto torna reale. I risolini, le spinte, le parole che migliorano. Un giorno forse tutto sarà diverso. Inizierò una dieta, troverò qualcuno che mi apprezzerà al di là del mio peso. Vorrei dare al mondo il mio dolore e la speranza che un giorno Angela Gattoni resterà per tutti semplicemente
depredare. Sei come una bolla di sapone, gonfia d'aria e senza ragione. Avanzi sempre di tante pretese, solo verso le persone indifese. Questo vile comportamento spesso viene fuori nel momento in cui ti trovi in compagnia di chi ti sostiene con ipocrisia. Credi di essere forte e fiero, ma invece sei solo un prigioniero della tua grande debolezza che annienta ogni dolcezza. Forse tu non hai capito, debole non è che avvilito, in difetto sei tu soltanto, già che il tuo cuore vivi affranto. Ma questo lo realizzerai quando in solitudine resterai. Non si può vivere senza amore, che della vita è il motore. Caro bullo, forse tu non hai capito, profondi segni rilascerai, cicatrici che nel cuore portano solo tanto dolore. Ci vorrà molto, chi lo sa, non so quando si rialzerà. Chi hai ferito con le tue sfide adesso più non sorride. Ma adesso sai cosa facciamo, da ora in poi ci terremo per mano, sconfiggendo con saggezza e forza chi come te è solo una scorza. Tu, bulletto, sei sempre un credinetto, non è amore e non può avere un cuore. Ti ritieni il più importante, ma sei solo un ignorante. Ti ritieni il più forte, ma solo con i minori fai a botte. Ormai a tutti le scatole le rotte. Bello, forte, importante non sei, ma solo caos e disastro crei. Ti credi l'eroe della città, invece sei solo una rovina per l'intera umanità. Prima o poi ti arrenderai e davanti all'amore ti inchinerai. Bullo, tu non hai amore nel tuo cuore, non hai passione per le persone, però te ne accorgerai quando solo tu sarai. Solo tu giocherai, la tua vita non sarà nulla. Cambia, cambia, che ti aspettiamo a braccia aperte. Se tu cambierai, un grande amico sarai. Quando incontrerai l'amore, ti chiederai e un grande amico diventerai. C'è un bullo nel mio paese che spesso avanza delle pretese, è prepotente con tutti quanti, per far dispetti a volte si avvale degli aiutanti. Si crede chissà chi ed è alto così così, si diverte a prendere in giro tutti, anche me. Ma che cosa hai fatto? Perché? Perché? Il bullo è un pallone gonfiato, diamo un calcio al bullismo. Non usare le mani per picchiare, usale per accarezzare. Usa le mani per disegnare aquiloni, non per dare scaffoni. Gli alunni delle classi quinte della scuola Apollo Galilei invitano tutti i presenti ad unirsi in un grande abbraccio contro il bullismo. La mamma dice alla figlia: io alla tua età già lavavo i piatti, stiravo e spazzavo a terra. Tu non fai niente, non servi a niente. Mamma, io alla mia età devo affrontare bullismo, autolesionismo, bulimia e tanto altro. E credimi, è più faticoso quello che faccio io. Il bullo, arroganza, violenza, prepotenza, cerca di nascondere la propria debolezza. Internet è come dei bulli, in questa società che ti tormenta per la tua differenza. Anche la scuola è il covo dei bulli, chiusi in un bagno come se fossero animali, i più deboli vengono maltrattati, come un branco di leoni che si sfondano sugli altri. Evitiamo tutto ciò ed eliminiamo l'indifferenza. Le parole feriscono, ma ignorate le persone che parlano alle spalle, e lì il loro posto, dietro di voi. Non è grande chi direbbe piccolo, ma è colui che ti rispetta e ti accetta così come sei. È facile fare un bullo, perché il bullo non è forte, quindi veramente quanti aiutano gli altri. Io non so cosa ci trovi di bello nel posto di le persone che bullo sono come loro, e penso che persone che facciano violenza fisica, verbale e psicologica siano delle persone da lasciare. Tutto!
Per me è una gioia vedere tanti bambini così contenti, felici di manifestare per un problema così importante. Perché, e penso che i vostri insegnanti già ve l'hanno detto, il bullismo sono tre le persone: chi lo commette, la vittima, ma in particolar modo chi guarda questo, e quindi voi. E questo che dovete, non dovete accettare, e dovete dare una mano ai vostri insegnanti, perché è loro che vi possono guidare. Io non smetterò mai di ripeterlo: le scuole di Cardito sono un'eccellenza perché abbiamo degli insegnanti, dirigenti che danno la passione e danno il più possibile per noi bambini. Io dico sempre che meglio nelle scuole che a volte in alcune abitazioni. Quindi veramente grazie di cuore a tutti gli insegnanti per questa bellissima giornata, per questa manifestazione, e anche ai genitori che hanno contribuito a portare i propri bambini qui, purtroppo togliendo spazio alle loro attività.